di questa festa e di Secca Grande. Lui è un giornalista, si chiama Beppi Amorelli, è conduttore di un programma radiofonico su Radio in Agrigento. Beppi, ti prego di accomodarti. Buonasera Secca Grande. Bentrovato. Ciao, come stai intanto? Bene, tutto bene? Sei contento? Grazie. Hai visto che meraviglia Secca Grande? Uno spettacolo, cioè uno di quei classici spettacoli dove si dice che c'è il pubblico delle grandi occasioni. Complimenti, dovreste farvi un applauso, fatevi un applauso da soli, illuminiamo il nostro pubblico, guarda che meraviglia. Lo spettacolo è anche Rosy, facciamo un applauso anche a Rosy, complimenti. Buono, troppo gentile, però io devo invece ringraziare te perché tu in questi giorni nel tuo programma radiofonico live ci hai dato spazio, abbiamo parlato con te tantissimo del Pizza Fest, del programma, l'abbiamo sviluppato ampiamente e quindi abbiamo una buona fetta del territorio agrigentino che ci segue. Esatto, ed infatti il Beppi Show, lo spettacolo del Beppi, non è altro che un programma di musica e di intrattenimento dove viene messo in risalto tutto ciò che il nostro territorio locale offre, quindi abbiamo detto di Ribera, comunque poi anche la provincia di Agrigento che è molto estesa riesce a proporre dei prodotti importanti nella musica, nello spettacolo, nell'arte, in tutto ciò che praticamente è artistico. Quindi noi abbiamo voluto anche tramite la nostra radio, tramite la mia trasmissione, parlare di questo evento che è già giunto alla quarta edizione. Devo dire che sta crescendo in maniera esponenziale. Complimenti a tutti, dall'amministrazione, agli organizzatori, alle associazioni, insomma a tutti, avete fatto un ottimo lavoro, meritano veramente un grande applauso. È proprio così e noi ti ringraziamo perché quello che tu hai fatto, devo dire la verità, lo hai fatto anche gratuitamente, quindi ci hai promosso e promozionato veramente per un gesto di cuore e di affetto nei confronti di questo territorio. Su che frequenze ascoltiamo Radio In Agrigento? Agrigento come frequenze va sugli 88.3, ma siamo anche online sul sito radioinagrigento.it, basta cliccare lì, ormai siamo presenti in tutto il mondo perché ci seguono emigrati che vivono in Belgio, in Svizzera, in Germania, quindi è una realtà anche questa che cerca di avvicinare i nostri parenti, i nostri amici che si trovano all'estero per lavoro probabilmente. Benissimo, grazie Beppi, grazie a te di essere stato con noi, buon proseguimento, ciao, e grazie ancora per il lavoro che farai.